Chieti, hanno eretto per regalare un sogno ai propri tifosi. Si mobilita una città intera al seguito contro una squadra risucchiata in zona playout. Michele De Feudis si è visto dilapidare nelle ultime giornate un cospicuo vantaggio dalle inseguitrici. I neroverdi hanno a disposizione il primo di tre tentativi per tornare in quarta serie. Rodia Colmancino spedisce fuori il primo blitz offensivo del Gado, che tenta di piazzarla sul secondo palo. Lo spagnolo in attacco nel tridente completato da Rodia e Micichè, manereto insidioso con l'indiavolato Simone Antonacci e suo il passaggio per Andrea Florimbi, il palo che salva Francesco Alonzi, il corner di Jacopo Sorci, imbeccato Zaetti sulla linea di porta, Francis Delgado e come un gol Maria Carannante a curare le riprese sul calcio di punizione dell'ex Martinsicuro Sorci, ma ripresa a tratti soporifera l'angolana che passa in vantaggio a Castelnuovo con la Torrese, la notizia che giunge al comunale di Nereto come una benedizione di Lallo a raccogliere lo spiovente di Micichè col centrale difensivo che non inquadra lo specchio. Micichè il più attivo e suo l'ultimo spunto sul quale si oppone Cristian Di Giuseppe, ma si attende solo il fischio finale. Il Nereto ottiene un punto fondamentale per la salvezza, ruggisce la tribuna occupata dai tifosi neroverdi. Il fallimento di circa tre anni fa è uno dei punti più bui della loro storia recente, quindi la stagione di promozione dominata l'anno scorso, il secondo posto, la risalita in quarta serie è solo rimandata fino al trionfo di Nereto. Adesso sì, si può dire, il Chieti è tornato in Serie D. Siamo con il presidente Filippo Di Giovanni, allora che soddisfazione oggi? Sì, questi sono momenti che valgono una stagione, i sacrifici di questi ragazzi, di questo gruppo, della società, dei tifosi, di tutti quelli che ci hanno accompagnato. Penso che le immagini siano eloquenti, una soddisfazione impagabile riportare questa città in Serie D dopo anni difficili. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, agli amici, ai soci, a chi mi ha accompagnato in questa avventura, e grazie a questi splendidi tifosi che ci seguono veramente sempre. L'emozione è grandissima, vincere lontano da casa per la prima volta è un'emozione che mi porterò sempre dietro. Chieti... Tra l'altro, mister, lei è uno specialista, perché qualche anno fa aveva portato anche l'Avezzano in Serie D. No, questo è un sapore diverso perché è un campionato secondo me più dominato, non abbiamo avuto mai una flessione, mai un cedimento, quando ci sono state delle piccole difficoltà soprattutto in casa ci siamo sempre rialzati, questo perché il gruppo, i ragazzi sono stati eccezionali, ci hanno veramente dato una mano anche i tifosi del Chieti perché hanno visto la nostra voglia, determinazione, loro sono stati veramente il dodicesimo uomo e io sono veramente felice e contento di questa, professionalmente anche molto molto soddisfatto. Ho fatto i complimenti al presidente del Chieti, credo che è il giusto coronamento di una stagione, vince la squadra più forte, vince la squadra che ha meritato questo campionato, complimenti a loro, complimenti a tutti i tifosi del Chieti, credo che Chieti non apparteneva a questa categoria e quindi è giusto che vada in Serie D perché il blasone di una società almeno in Serie D deve starci. Per noi siamo contenti perché comunque è un risultato importante al cospetto di una bella squadra, è stato una bella partita, adesso ci toccano ancora due domeniche di sofferenza, speriamo di gioire anche noi. I tifosi voglio dire di gioire, ma di gioire poco, perché l'obiettivo di questa squadra, di questa società, soprattutto del Chieti Calcio, è quello di andare in categorie superiori, almeno tra i professionisti e la Serie C, diciamo che ci va anche stretto certe volte.